Ente Parco, Consorzio di Bonifica e Carabinieri Forestali assieme per la biodiversità. La manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua delle foreste casentinesi è infatti frutto di un attento consulto tra diverse realtà. Insieme stiamo valutando lo stato di alcune opere. Abbiamo visto ad esempio varie briglie come quella che abbiamo qui alle nostre spalle dissestate e che nel corso dei prossimi piani dell'attività intenderemo inserire in manutenzione e contemporaneamente stiamo vedendo tutti quegli interventi puntuali di manutenzione della vegetazione, ovvero rimozione di esemplari caduti a ridosso delle infrastrutture stradali, a ridosso delle opere, che esemplare per esemplare vengono valutati con i tecnici del parco e con i carabinieri forestali. Si tratta di un lavoro di analisi certosino, attento e scrupoloso. Ogni pianta è un piccolo tesoro che ha un posto preciso all'interno dello scrigno verde che si allunga tra la Toscana e la Romagna. La nostra filosofia è di andare su interventi puntuali, cioè si va ad intervenire dove c'è una reale esigenza, lasciando per il resto la natura al massimo della sua conservazione e manifestazione, anche in termini di vitalità dell'organismo fiume e quindi anche della sua capacità di autoregimazione. Qui dunque la manutenzione dei corsi d'acqua si fa ancora più soft, l'impatto sugli ecosistemi deve essere ridotto al minimo, soprattutto nelle aree meno antropizzate. Chiaramente c'è comunque all'interno del Parco Nazionale, ci sono diverse opere di sistemazione, diverse realtà in cui la mano dell'uomo ha lavorato per tanto tempo, per millenni, e sicuramente la necessità di fare un controllo e fare un'azione di monitoraggio, un'azione di sorveglianza per vedere se queste opere svolgono ancora la loro funzione, se possono essere magari sostituite ormai dall'azione protettiva naturale della foresta, e in tal caso con questa azione riusciamo a controllare che la situazione rimanga ben sistemata, ben sviluppata e diciamo il territorio si possa ben mantenere.